Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, attiva in televisione dal 1992, quando ha cominciato a lavorare per Canale 5 conducendo il talk show pomeridiano Amici, ha consolidato la sua notorietà negli anni successivi presentando e producendo diversi format divenuti poi programmi televisivi di punta della rete ammiraglia Mediaset, come Uomini e Donne, C'è posta per te, Temptation Island, Tu sì che vales e Amici di Maria De Filippi. Quest'ultimo omonimo del suo programma d'esordio. È proprietaria con RTI della società di produzione televisiva Fascino PGT, che realizza varie trasmissioni per i canali Mediaset, tra cui tutte quelle condotte da lei e dal marito e cofondatore Maurizio Costanzo. Nel 2013 ha fondato la web TV Witty TV, il sito internet e piattaforma social che rimanda ai programmi prodotti dalla società. La saluta parte dalla tavola. La colazione di Maria, con il suo solito carisma, Maria De Filippi risponde alle domande della giornalista svelando cosa mangia per colazione. Si tratta di caffè latte, pane e marmellata. Sono italiana. Si giustifica De Filippi, affermando che il medico le direbbe che non è un pasto ideale. Aggiunge poi che, ultimamente, ha iniziato a tostare il pane, elemento che renderebbe la colazione più sana. Levitavo, confessa la conduttrice riferendosi alle visite di prevenzione, che invece oggi si ritrova non solo ad affrontare, ma a promuovere e a ribadirne l'importanza. Intanto parli con una persona che all'inizio aveva paura della prevenzione, dice Maria De Filippi all'inizio dell'intervista. Carne sì o carne no? Chiede la giornalista. E Maria risponde: mangio carne bianca da almeno 25 anni, non tante, però due volte a settimana la mangio. Mangio le uova, il pesce, mangio l'insalata. Io faccio molta attività fisica, perché da bambina ero la rompiscatole di casa, rivela De Filippi, confessando che i genitori la spingevano a sfogarsi attraverso il movimento per evitare che combinasse disastri o fosse troppo vivace in casa. Ancora oggi, la conduttrice fa molta attività sportiva, che la fa sentire bene e le permette di scaricare le tensioni accumulate nel quotidiano. Anche in ufficio sono tutti contenti che io faccia tennis e sport, ironizza poi, suggerendo che, quando si dedica all'attività sportiva, trasmette maggiore tranquillità a chi le sta intorno.